carissimi amici dello Scorpione, nell'andare a controllare sul canale mi sono resa conto che il vostro segno, il vostro oroscopo settimanale più che altro, non era stato fatto, quindi li avevo fatti tutti, ma mancavate proprio voi. E quindi andiamo a vedere, lo preparo adesso in questo momento e lo posto subito, andiamo a vedere quindi la vostra settimana dal 6 al 12 giugno 2022 come sarà. Quali sono le novità per voi in questa settimana? Ok, chiaramente ricordo a tutte le persone nuove che guarderanno questo canale di iscriversi al canale, spuntare la campanellina. Se avete bisogno di me nella voce informazioni del canale, trovate i miei contatti, quindi potete tranquillamente scrivermi. E poi se avete voglia di commentare o lasciare un like, fate pure, io vi ringrazio. Ok, allora, dopo aver mescolato le carte, andiamo a fare la nostra stesura e andiamo a vedere per voi del segno dello Scorpione quali saranno le novità dal 6 al 12 giugno 2022. Come sarà questa settimana per voi? Lo andiamo a vedere sempre come faccio di solito con 5 carte e poi andiamo a vedere insomma di chiarire. Scusatemi, ma non ci ho proprio fatto caso, me ne sono proprio dimenticata. 6-12 giugno 2022 per il segno dello Scorpione, come sarà questa settimana? Vedete le carte? Sì. Allora, vedo che ci sono dei progetti che dovete fare, c'è la rinascita comunque di qualcosa, anche se avete comunque dei dubbi, perché non siete ancora in una situazione comunque bella, c'è una decisione che dovete comunque sia prendere, in merito comunque a una certa situazione, a una certa persona. Avrete comunque sia il vostro trionfo, ma i tempi sono ancora più lunghi, quindi dovete comunque aspettare. Ci sarà in un certo qual modo per voi una sorpresa che magari potrebbe anche essere positiva, visto il 10 di spade. Il 10 di spade ci parla comunque di una persona al comando, quindi una persona che si relaziona con la giustizia, oppure una lotta, ok, che si può andare a fare fino a raggiungere il proprio obiettivo. Una lotta magari che state facendo per raggiungere i vostri obiettivi nei confronti di qualcuno. E questo qualcuno potrebbe essere proprio una persona magari che agisce alle vostre spalle, una persona che magari, non so, sta anche con voi, che si sente probabilmente insoddisfatta, oppure una persona che ve ne dice di cotte di crude alle vostre spalle e voi siete insoddisfatti magari di questa situazione, di questa persona, e volete comunque sia un qualcosa di nuovo. Infatti ci sono per voi delle ottime novità, come vi ho detto c'è in arrivo per voi qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere quindi questa rinascita, questo 5 di bastoni cosa ci vuole dire, quali sono comunque i progetti che potete andare a fare, ma più che altro questo 5 di bastoni, quindi questa rinascita, di cosa ci parla? Di cosa parla a voi del segno dello Scorpione in questa settimana? La rinascita probabilmente il dover chiudere con qualcuno o con una certa situazione, il dover porre fine a qualcosa per poter, ripeto, dedicarvi voi
a dei nuovi obiettivi, a dover fare progetti comunque sia per la vostra vita, ma a dover chiudere con determinate persone, con determinate soddisfazioni, con determinate persone, scusatemi, con determinate situazioni che non vi portano più comunque sia a stare bene. Vi provocano quel certo senso comunque di tristezza, oppure chiudere con quelle persone che hanno causato magari scandalo, ci sono stati dei ricatti, c'è stato insomma qualcosa che non è andata. Vediamo invece perché continuate ad avere magari dei dubbi, perché la situazione continua ad essere altalenante e perché vi manca il coraggio di dover prendere questa decisione. In merito a cosa? Questi dubbi, questa decisione da prendere dove manca il coraggio, perché non si ha la forza? Cos'è che spaventa e fa paura al segno dello scorpione in questa settimana? Perché voi provate ancora un sentimento, volete fare comunque sia ancora una pazzia, volete provarci, volete andare a fondo a una determinata situazione, anche se magari c'è del distacco già, nel senso un distacco già avvenuto, oppure per chi invece si deve allontanare, deve chiudere con una certa persona, una certa situazione, questi dubbi vengono perché non siete comunque ancora sicuri di dover prendere questa decisione, di fare questa decisione, anche se ci sono magari dei litigi, anche se la situazione va verso una separazione, verso un allontanamento, o attualmente siete lontani, ancora non vi sentite pronti comunque sia di dover chiudere definitivamente una certa situazione. Per voi, per carità, ci sarà fortuna, gioia, ma non con un legame dove in questo legame o in una determinata situazione non esiste più niente, non c'è più niente. Ormai siamo arrivati alla conclusione, alla fine di un ciclo anche per voi, quindi dovete chiaramente darvi una smossa, ok, e cercare di andare avanti per qualcosa comunque di nuovo. Andiamo invece a vedere l'asso di denari rovesciato, cosa porta di buono. Visto che qui c'è un trionfo e i tempi sono comunque più lunghi, dovete aspettare un altro po', allora chiediamo questo trionfo di cosa comunque parla per voi del segno dello scorpione, su quali progetti saranno realizzati per voi, quali soddisfazioni arriveranno, progetti, soddisfazioni, che cosa si andrà a realizzare. La realizzazione dipende proprio da voi, è in merito proprio a una decisione che non avete ancora il coraggio di prendere, ok? Vi manca la sicurezza del dover prendere questa decisione. E cosa succede? Succede che andate a bloccare con il 4 di con il 4 di spade a fondo mazzo, andate a bloccare quello che dovrebbe essere per voi l'inizio di un qualcosa di bello. Rimanendo legati a un qualcosa che comunque sia non esiste più e non tagliare, non allontanarsi da determinate situazioni che vi portano solo negatività, andate a bloccare quel trionfo che proprio voi stessi, ok, dovreste comunque avere. Andate a bloccare la vostra stabilità, andate a bloccare degli avvenimenti positivi che sono in serbo per voi. Siete voi stessi che state sabotando quello che è la vostra, insomma, il vostro susseguirsi della vostra vita. Siete proprio voi stessi che con i vostri atteggiamenti, con il vostro modo di fare, andate a bloccare quelle cose belle che comunque vi possono arrivare. Andiamo a vedere invece il 2 di spade cosa vuole comunicarvi, visto che si tratta di sorpresa. Che genere di sorpresa avrà il segno dello scorpione in questa settimana?
Innanzitutto dovete prendere degli accordi comunque sia con qualcuno, ok? E la sorpresa è proprio quella della chiusura di un ciclo. Se non lo fate voi, c'è l'universo che lo farà per voi. Vi metterà nelle condizioni comunque di dover prendere degli accordi con qualcuno, di dover concludere comunque sia un ciclo per aprirvi le porte a qualcosa comunque sia di nuovo, a dei momenti positivi e soddisfacenti che potreste chiaramente vivere. Poi abbiamo un asso di spade e un asso di denari che ci parla comunque di una sensualità, di una passionalità, magari potreste incontrare anche qualcuno che vi porta passione, vi porta sensualità. Andiamo a vedere questo 10 di spade cosa vuole comunicarci, questa persona forte, decisa, autoritaria, o questo senso di giustizia che avete voi, o con chi non so avrà a che fare con eventualmente con la giustizia. Quindi vediamo questo 10 di spade cosa vuole comunicarvi. Vi parla di amore, di un nuovo inizio, vi parla di un qualcosa comunque sia di bello, di nuovi inizi in generale, di notizie positive comunque in arrivo, di stabilità, di equilibrio, quindi riuscirete a trovare comunque la vostra stabilità, il vostro equilibrio, quindi un qualcosa comunque sia di bello per voi. Magari, ripeto, dovete concludere comunque un discorso d'amore, familiare, amichevole, con qualcuno, ok, per poter dare spazio a un qualcosa, ripeto, di nuovo per voi. Andiamo a vedere invece queste comunicazioni, questo 3 di bastoni e 3 di spade rovesciato, 3 di bastoni rovesciato e 3 di spade rovesciato, di cosa vi vuole parlare, di questa pazzia che una persona vuol fare nei vostri confronti o che voi potreste fare nei confronti di qualcuno. Potreste essere voi, ok, come persona innamorata, dove volete fare una pazzia, quindi volete attendere prima di dover prendere una decisione, ma la decisione prima o poi comunque dovrete prenderla, oppure mettere nelle condizioni l'altra persona di dover prendere una decisione perché c'è una situazione comunque sia ancora bloccata. C'è una situazione bloccata lì dove ci sono comunque delle problematiche, ok? Un allontanamento eventualmente, come vi ho detto già prima, oppure qualche litigio, qualcosa ancora da chiarire, oppure degli accordi che si sono andati a rompere, ok? Quindi cercherete o voi o l'altra persona farà un qualcosa per cercare di venire incontro a voi o voi andare incontro a questa persona. Come abbiamo detto, allora, il 2 di coppe e spade, quindi questo discorso spiacevole e doloroso che viene fatto in amore, vediamo il perché, per quale motivo. Questo discorso viene fatto perché? Perché comunque vi state proiettando verso la fortuna, verso un qualcosa, ripeto, di bello. Come vi ho detto, c'è un nuovo inizio, ci sono degli avvenimenti positivi per la vostra vita, c'è comunque sia qualcosa di bello, ok? E quindi dico, ci sono delle novità che arrivano, ci sono delle gratificazioni anche che arrivano e quindi probabilmente vi troverete di fronte alla fine di questo ciclo a dover comunicare determinate cose e deciderete alla fine di dover chiudere comunque con qualcuno. Proprio perché sono stata ritardataria col vostro segno, mi sono dimenticata, vado a chiedere ai nostri angeli e ai nostri arcangeli di dare un consiglio per voi per questa settimana.
Quindi, quale consiglio possiamo dare al segno dello Scorpione nella settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022? Carta 8 d'aria, sensazione di essere in trappola, mancanza di sicurezza di sé, paura di agire. Voi pensate che siete in trappola, vi fate mille problemi inutilmente perché è soltanto una vostra sensazione, ma in realtà non lo siete assolutamente. Dovete avere più sicurezza di voi stessi e comunque sia per agire e fare qualcosa, magari anche lì dove decidete di chiudere una determinata situazione, fatela, non c'è bisogno di aver paura. Alla fine, insomma, vi liberate semplicemente di un fardello per poter dare la possibilità proprio a voi stessi di meritarvi un qualcosa comunque di nuovo. Abbiamo il 3 d'aria, dove c'è una profonda tristezza, prenditi il tempo che ti serve per guarire, hai bisogno di perdonare te stesso e gli altri. Sì, siete tristi perché comunque vedete che non riuscite a raggiungere quello che vi siete prefissati. Prendetevi del tempo per voi stessi, per cercare di capire che questa situazione probabilmente non è più adatta per voi. È inutile andare avanti e sbattere la testa su un qualcosa che magari non è destinata a voi. Prendetevi del tempo, eventualmente pensare a che cosa di buono ci potrebbe essere se aprite del tutto quella porta, ok? Dove avete bisogno poi di perdonare per gli errori che ci sono stati, sia voi stessi per gli errori che avete fatto e sia gli altri per gli errori che hanno fatto nei vostri confronti. Questo è quanto per questa settimana, io vi ringrazio, vi chiedo veramente scusa di aver ritardato, ma non ho ritardato, me ne sono completamente dimenticata. Io vi dico sempre che quando mi dimentico di qualcosa, piuttosto scrivetemi, ricordatemelo, perché fra le tante cose che faccio, fra consulti che faccio, rituali e quant'altro, giustamente, magari qualcosa mi può sfuggire, ricordatemelo voi. Vi ringrazio, vi mando un bacio, un abbraccio, vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani sera.